Bella raga. Bella raga. Oh, c'è anche un aggiornamento di House Flipper. Tom, 22 mesi come il numero di ossa del cranio. Bellissimo. Quindi anche io ne ho 22. Grazie a Wolfman per i 36 mesi. E Tasculant per la sub. Una volta, bella raga. Bella raga. Vediamo. Io ce l'ho il supporter pack. No, non ce l'ho. Non è incluso il supporter pack per me. Merde. Ho dato solo la chiave sfigata. Ci sono rimasto un po' male. Scusatemi. Steam dice: data di rilascio prevista 14 dicembre. Questo gioco sarà sbloccato tra un giorno e 17 ore. Ma non è possibile questa cosa qui. Ah no, non è vero, è acquistabile. No, no, è acquistabile. Minchia, 37 euro. Fixer, buongiorno, difficile seguirlo ultimamente. Sorry per sempre. Ah, sono così bene. Grazie mille. Perdonami lo sbadiglio, ma grazie mille. Cosa ci fai in Vietnam, Luca? Grazie a Sono Leslito per la sub. Rinnovati tutti, che recupero il mio diploma, a 2007. Ve lo metto. Il lavoro è lavoro. Ve lo metto come obiettivo, che così... Ecco qua. Diploma maestro d'arte. D'arte. Che paura. Mi sto facendo 2 mesi in Asia. Che bello! Com'è il Vietnam? Mi dicono che si mangi da Dio. Com'è il Po? L'unica cosa che non ho mai assaggiato è stato proprio... No, non è l'unica, però una delle cucine che avrei voluto assaggiare è proprio il... la cucina vietnamita. Stai zitta, Ale. Era ieri mattina. È partito il treno nuovo, grazie Sakurona per i 100 bits. Rinnovate tutti per il treno che dà, spero, delle emote diverse, finalmente. Non me lo sta dicendo, quindi sto aspettando che parta. Ok, ecco qua. Oh sì, ci sono le emote di Natale! Rinnovate! No, ieri sera ci ha dato solo il cappadoro. Ieri sera ci ha dato il cappadoro a tutti e basta. Adesso ci sono le emote nuove. Rinnovate. Dai, è il momento giusto per rinnovare. Avete 4 minuti. Grazie a Mellot per i 100 bits. Tra l'altro, se donate da 300 bits in su, Twitch ce ne mette altri. Kog, grazie per la sub regalata. 35 col DLC? Ma il DLC è solo il pacchetto supporter, no? Non ti dà effettivamente il contenuto. Aspettate che voglio fare anche una storia. Bella persona. Ragazzi, sapete che non vi rompo mai il cazzo per queste cose, ma c'è l'hype train nuovo con le emote di Natale. Per favore, se potete, venite, entrate solo per rinnovare. Se dovete rinnovare, poi chiudete. Dai che ci dà le emote di Natale, guarda questa! Dai, una bella persona. Ecco qui. Scusate che ci tengo. E mi sono perso tutto quanto. Allora, grazie mille a Tom per la sub regalata, a Lanx per i 300 bits che ne aggiunge 45 Twitch, a Ferdi che per i 300 bits che ne aggiunge 30 Twitch. Ah, ogni tanto sono di più. I 45 sono di più. Ah, vedi, we added 15 more bits. Ma vedi, sì, che poi si parla di 15 centesimi in più. Adesso non è che mi senta particolarmente ricco.
tolte le tasse, la conversione, vabbè. Grazie a Matt per gli 8 mesi e anche a Pedro per i 300 bits. Si può chiedere una sub in regalo? No. È veramente poco, 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 poco carino chiedere una sub in regalo, soprattutto perché il Prime ne puoi fare una gratis, Barberino. E usate tutti il Gat Campanella, che è Natale! Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Praticamente Twitch aggiunge una pacca sulla spalla. Vabbè, comunque. Dai, rinnovate tutti! Che belli che siete. Quale sarà il massimo del treno del livello? Forse sarà il 5. Vabbè, voi rinnovate tutti se dovete rinnovare. O subbatevi, perché subbarsi adesso per la prima volta costa meno. 20% in meno, se non sbaglio, vero? Non vorrei dirvi cazzate, però. Bello una pacca sulla spalla che un pallone nel culo. Verissimissima questa cosa qua. Ricky Crass, grazie per 5 mesi! Io vedo ancora il prezzo normale. È perché tu l'hai già fatta la sub, Sakurona. In teoria è per i nuovi sub. Credo. Non voglio dire cagate. 2,99€. E dai! Non subati 2,99€ e non avete nessuna pubblicità. Il video per i sub, la live per i sub, il disco per i sub e soprattutto il nuovissimo gruppo Telegram. Ad app non c'è lo sconto. No, ad app ovviamente no. Bella raga. Eccolo qua. Sarò rapido. Mi scuso per aver interrotto la stream. Ripartirà a brevissimo. Volevo solo ricordarvi di rinnovare il vostro abbonamento. Così facendo accederete a contenuti esclusivi quali video per i sub, live per i sub, il Discord per i sub. Ma soprattutto il nuovissimo gruppo Telegram. Grazie per l'attenzione e buona live. Tutto quanto per i sub. Serial Kill, grazie per i 23 mesi. Quindi subbatevi se non siete subbati, che costa pochissimo. Rinnovate se dovete rinnovare, che abbiamo tutte le moto del treno. Come si entra nel gruppo Telegram? Punto esclamativo Telegram. Una volta, anni fa, di no. Anche se non è più così nuovissimo. Beh, è nuovissimo il gruppo Telegram. Rispetto al resto. C'è qualcuno che si è subato ma non è uscito. Ragazzi, manca meno di un minuto. Grazie a Sharpa per la sub, a Kud per i 100 bits, all'Anonimo per la sub regalata. Molto bello il gruppo Telegram, grazie, l'ho fatto io. 30 secondi, non lasciatemelo all'80% però. Mr. Philips Mars, grazie mille per la sub regalata, non lasciatelo di certo al 95%. Ok, perfetto, grazie, adesso potete smettere. Grazie a Fo per gli 8 mesi, basta, ok. Bastava solo che non rimanesse lì. Quando è vicino all'80%, mamma mia. Corvo Asmatica, e il gatto irriverente, grazie per i 9 mesi. Ah, da app pagate anche la commissione dell'applicazione. Muflone 100 bits, guarda mamma come Twitch, è vero. Però Twitch aggiunge il 10%. Buongiorno. Only Ice, grazie per 100 bits. Ho rinnovato 2 giorni fa e rinnova di nuovo. Mi è arrivata una mail? In Corno d'Africa piove. Ok. Non so perché mi è arrivata questa mail.
Vabbè, è bello a quanto pare. Ho ricevuto l'appello su Instagram allo stesso tempo, grazie mille. Adesso vediamo che livello 3 che cosa ci... No, però non lo completiamo il livello 3, ci dà una del livello 2. No, guarda, c'è la paperella con scritto GG. Allora, potevano farle un po' più belle queste emote, posso dire. Però le voglio, è quello il problema, le voglio. Perché sono esclusive. È arrivata Carlotta? Allora. Potete togliere il follow tutti a Carlotta, grazie. Aveva promesso che domani annunciava la challenge. Oggi salta fuori che non è così. Grazie, togliete il follow, per favore. Dai, non sono uno che dissa, cioè, semplicemente togliete il follow, smettete di seguire su tutti i social. Parlatene male con gli amici. Grazie a Fabio per la sub regalata. E soprattutto subatevi a me. Una reazione estremamente pacata. No, no, ma infatti domani per te sarà una giornata d'inferno. No, povera un par di palle. Sono 3 settimane che deve annunciare sta merda di challenge, perché sono qui pronto che voglio sfondare la challenge come l'ultima volta, perché sono il super campione e l'ho fatta al secondo try. E adesso se ne saltano fuori dicendo non la diciamo più. Stronze tutte e due. Grazie a Natsu, siamo a 52 mesi, oramai non ho più fantasia, rimango sul classico, ti voglio bene, grazie per la live, grazie Natsu, grazie Natsu. Bravo ragazzo, Natsu. Farei di pomeriggio per non aiutare l'Ale con le pulizie. Cosa c'entra adesso? A parte il fatto che le sto per fare in game le pulizie. Ma guardate che io oggi ho fatto una roba che voi non fate, eh. Guardate che cosa ho fatto oggi. Ho tolto il battiscopa e ho fatto andare il robot sotto a pulire. Guarda qua. La fate voi questa roba qui? Lo fate? Mai fatta. Beh. E poi ho passato anche a mano, Massimo esperto di pulizie in posti che nessuno vede. Era pieno di polvere. Ma nessuno lo vede. Non importa. La respiriamo quella roba lì. Ci viene il cancro. La merda! No, penso, guarda sotto la tua scrivania schifoso che c'hai la merda. Quella ti fa venire le cose, le respirazioni, no? Sotto la cucina. Ma guarda questo. Intanto io ho fatto! E quindi? E niente, ho detto che ho fatto. Non hai fatto niente, l'hai fatto il robot. No, poi ho passato a mano. Hai fatto prima? Poi ho passato. No, tanto c'era battiscopa macchiato di caffè. Perché ogni volta che devi buttare il caffè dentro. Tu lo lanci e te ne freghi. Perché io se faccio con le goccine. Faccio così col piede, non rimane la gomma. Ma cos'è faccio così col piede? Ma si pulisce facendo così col piede. Non rimane la macchia comunque. Se rimane la macchia è per colpa tua. Sempre, ricordatelo questo. Te lo devi ricordare, Marco. Hai capito? Io, vabbè. Pulisci in posti utili. Il culo ti pulisco. Cazzo ride. Grazie Draghi per i 5 mesi, Happy LOL Troll per i 47. Grazie a Kurt Majeur. Bravi, bravi tutti, non macchiatevi. Grazie. Cosa? In che senso? Dai che è finito il treno, quindi vuol dire che adesso ci danno le emote. Apro un po' la finestra. Una volta, anni fa, di no. Dai, dammi sta cazzo di emote. Ma che santa donna, io ho pulito... Cosa mi dà? Cosa mi dà? Mi ha dato la renna col cuore! Ciuf ciuf. Ecco qui. Posto. Contento. Perché c'è Babbo Natale a terra? Allora, i cazzi vostri ve li dovete fare, eh? Ve li dovete fare. Kiki, perché non hai partecipato al treno? Allora, se volete, potete far partire mezzo treno stasera da Carlotta. Però si deve fermare al livello 1. Catroia. Solo se dice un po' della challenge, se no niente. Era, sì, dal 2021 che non mettevano delle moto nuove del treno. Fratello cerca lo sporco nascosto che poi pulisce gatto.
Allora. Grazie a Marti per i 44 mesi. Io pulisco, ok? Sono disordinato. Mi dimentico i bicchieri del caffè qui. A volte per giorni, che poi rimane incollato il cucchiaino. Ma io sono pulito. Mi dimentico gli oggetti in giro, sì. Ma la polvere, lo schifio, io lo elimino. Ok? Che non pensiate. La prossima volta che spio sotto la scrivania faccio il video, signor pulito di sto cazzo. Ma lì non ci arrivo. Sono grande, non ci passo. Dimmi questa cosa col caffè, ti picchio. Purtroppo me le dimentico le tazzine. No, il problema è che la mia scrivania poi diventa mi sta chiamando Treviso. Aspettate un attimo. Ho fatto in tempo a rispondere, ho richiamato ed era la Compass. Quindi mi devo preoccupare? Boh. Non ho idea. Non lo so, non mi ha detto un ca. Non ho fatto veramente in tempo a rispondere. Ma richiameranno. Quick time event. Ma veramente, cioè, non ci ho messo tanto. Mi sono mutato e ho risposto. I debiti di gioco, noi magari. No, magari no, sarebbe una roba ancora peggio. No, no, per carità. No, sono con Compass abbiamo i mobili. Ma sarà stata una pubblicità, cioè una telefonata di spam, cioè. È automatico il pagamento dei mobili. Nimpix, grazie per i 2 mesi. Oh, giochiamo? Pronti? Pronti? Dichiarare il secondo. Vabbè, pronti. Laura, da oggi siamo maggiorenni. Sono mesi. No. Non puoi, a parte che sono 19 mesi, ma tu faresti guidare un bambino di 19 mesi? Gli daresti da bere? Eh? Gli faresti fumare le canne? Dica. Perché dice sempre 18? È che un altro che se fa i cazzi sua, 19, 19. Io sì, perché sareste dei genitori di merda. Arrivano per ignorargli i mobili in live. Ah, per me possono anche farlo. Oh. No, tutto sbagliato. Se dicessi faresti stesso con noi 18 mesi, ma l'hai detto tu. Posso abbassare un pochino il volume? Cioè, magari la musica.
Display. Schermo intero. Mettiamo il FOV. Italiano. Tempo nel gioco. Cosa vuol dire tempo nel gioco? Tempo reale? Ma cosa serve? Ma dite che fa 1-1? No, bellissimo! Grafica. C'è l'opzione Steam Deck. Ma questo è il futuro. Ultra. Ma non è meglio lo SMA del TA? Qualità SMA, high? High. Cioè, guarda che non è banale, è il primo gioco che mi dà l'opzione Steam Deck, eh? Ultra, ma mi pare un par di coglioni Ultra, vai. Papà. Vi ricordo che il primo non mi girava bene neanche a medio. Questo è la SMA e la TA, ma io che cazzo ne so, Cog. Dai, tutto al massimo si deve mettere. Nuovo gioco. Guarda che bello il metro! Dov'è? Eccolo qua. Giusto oggi parlavo nel gruppo di sub che non mi sono mai misurato il cazzo. Non ho mai avuto questo interesse. Io sapevo che l'audio era basso adesso. Mi piace un sacco il profumo che hanno questi metri qui. Non ci crede nessuno, non credici, cosa me ne frega. Ok, sì. W. Alziamo un po' il volume. Alziamo questo, ma la musica me la devi abbassare. Che dite? Che paura, Tom! Dimmi. Look who's decided to message me after all these years. Sì. So, you're interested in house flipping and you came back to good old Pinnacove to find a job like that. Ok. Oh, so the renovation you asked about wasn't just an example. You uh-huh. actually wanted to work on the Driftwood house. Well, la then, I'm afraid I don't have good news for you. Eccolo. The town council put turning it into a... Scusa, che devo... diminuire un po' l'FOV e mi devo un attimino abituare alle robe. Allora, proviamo un 69. LOL. Community center on hold. Che è successo? At first it was due to financing issues, but later, just listen. After the first crew left the renovation half finished, someone named it the ugliest house on this side of the coast. Molto bene. It quickly became a new tourist attraction. You know, great for a funny social media post. Of course, the locals aren't thrilled about the whole situation. They would rather have a proper community center. Yet the town council have decided to keep it as it is for now. Agreed. I've seen worse. Perhaps it's because of its past. My folks told me it was a beautiful building for almost 100 years. Then the owners went for some questionable changes in the 80s. It was their vacation house, but they stopped going there soon after. And when the town finally took it over, well, it really wasn't what it used to be. Mm. Glad you asked. There's a little house that needs some work done. I'll send you an email with the details. Ma questa era casa di PT, che paura. Check it out. Bye. Ciao. Ma non a me. Sì. Scusatevi. Ma la carta da farati zebre. Perché? Cioè, chi è che l'ha prodotta? Voglio sapere, voglio sapere chi l'ha prodotta. Questa vorrei dire già di più, ma no. Comunque, tab, email. Oh, che bello. Come stanno procedendo le tue avventure, mi dice un geco.
Ciao tesoro, ti stai divertendo nei tuoi viaggi? Dovresti davvero scriverci più spesso. Io e tuo padre siamo molto curiosi di sapere cosa stai facendo. Mamma, ma che cazzo vuoi? Ma vaffanculo. Ho deciso di portare modifiche alla casa, ma io non te l'ho chiesto. Ah, la casa diventerà un centro sociale. Vabbè. Traslochiamo. Ciao tesoro, indovina un po', io e tuo padre ci trasferiamo a Bonrise Bay. Ti lasciamo la casa di famiglia. Baci e abbracci. No, ok. Scusami, sì. E questa? Ok, ecco qua. Tommaso Marino. Sono stato incaricato di vendere questa casetta, ma in questo momento è un vero disastro. Ho bisogno di qualcuno di fiducia che mi aiuti a ripulirla. Va bene. Soldi facili. Dai, Tua madre è una lucertola. Non è una lucertola, è un geco. Il giallo indica che ci sono missioni e vicinanze. Per visualizzare le commissioni per Meetup. Missioni di differenze. Sì. Il Q è il senso flipper. Non funziona. Non funziona. Vabbè. Allora, missioni sono pulire. Ok. Boh, dagliene. Non dobbiamo raccoglierlo questo. Ecco qua. Aspetta che non posso fare il giro per fuori. Ok. No? Ah, ecco. Boh. Non si fa la differenza. Cioè, la differenziata, ma noi ce ne freghiamo. Che mi dite l'audio? Va bene? La musica è bassina apposta. Ditemi voi se volete un po' più alto. No, no, la musica è lieve, ma il resto? Cioè, io alzerei tutto. Proprio un pelo. Così. Come faccio a eliminare quella roba lì? Mi serve il coso. Ah, così? Ma è strano, però. Cioè, la monnezza come si toglie? Con le mani? Ah, no, il sacchetto, giustamente. Ah, di già? Minchia, già pieno. Ma è un sacchetto schifosissimo. Cioè, non ci sta niente dentro. Ah, no, non è finito. Invece sì. È entrato un procione qua, sì? Lo sapevo io. Dappertutto sono quegli schifosi. Ah, se tieni premuto il tasto sinistro te lo chiude, vedi? Ah, ok. Non so, c'è un libro... Ah, ecco, infatti. Che pace. Ah, si può spostare? Vabbè, ma è incredibile questa cosa. Cioè, so che sembra una stronzata, ma vi assicuro che non è. Sì, il libro è rimasto a terra. Guardate, i procioni sempre in mezzo ai coglioni, eh? Lo posso vendere il libro? Ah, giusto, hai ragione. Forse è ancora bassino l'audio. C'è dish soap. Guarda come si mettono le cose per bene regolate.
Ah, che goduria sessuale. Guarda che posso anche passare da una parte all'altra per pulire. Oh, bellissimo. Guarda che è il game changer per davvero questo, eh. Il fatto che tu non debba staccare, attaccare e staccare quello che stai facendo. Call of the Void? Ah, quello di... quello che ha giocato Karim, intendi? Vabbè, adesso finiamo un attimino di pulire. Ah, quello lì è un altro coso, ok? Questo si butta. Qui tutto ok. E allora, tira via questo. La, una savatta. Si buttava quello? La TV. Si tiene la TV? Siamo sicuri? Ma questo qui è un barracuda. Vado, che cazzo ha fatto il procione? Ah, vabbè, ma ha ribaltato tutti i pesci di casa. Ah, fermi un attimo, dammi la mano. Ecco qui. Hanno migliorato, ma veramente un botto, eh? Aumento un altro pelino l'FOV, vai. Devo un attimino regolarmi. Che dite così? Pulizia. Usa R per far sparire lo sporco più velocemente. Oh. Non funziona. Scusami. Man mano che il gioco avanza avrai la possibilità di sbloccare lo spray. Ah, ok. Ok, 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 ok. Sistemiamo la televisione. Anche se forse dovrei pulire prima. No. No. È wireless. Ecco qua. Era bellino, eh. L'hanno creato una TV wireless. Che però boh, non mi convince appieno. Cioè non così. Cioè hanno fatto anche una roba così, che va a batteria. Quello che, di cui parlo è invece c'è un monitor che tu puoi mettere dove vuoi. E la scatola della TV è wireless e manda al monitor tutto quanto. Però tu il monitor comunque lo devi attaccare alla corrente. Vito, grazie per il raid. Hai visto cosa stiamo giocando? Lo hai già preso? Dove va il pesce? Qua. GOTY 2023. Da non sottovalutare, eh? È figo per il cable management. Non lo so. Secondo me i contro sono un po' più dei pro. Non fa sneaky sneaky, però. Perde un po'. Manca lo sneaky. Par tutto pulito qua. Bello. Vamos. Tenchiaus! Salve gatto, festeggiamo insieme l'ultimo esame. Congratulazioni! Una volta, dammi il sacchettino qua. Ma che cosa fa? Un taglierino in mano il procione? Che cazzo? No.
Ups, vado a buttarlo fuori. Visto che stile che ho nel pulire i vetri. Benissimo. È andato o che ho fatto? Boh, non ho visto. Asco asse, che sei qua intorno. Mamma mia, com'è kitsch comunque, eh. Vabbè, qua va solo pulito. Ha le unghiette il procione. Ah, per l'amor di Dio, sì. C'è una stella per te. Tu hai cliente soddisfatto? No, no, finché non abbiamo tre stelle, col cazzo che mi fermo io. Te pa. Tanto, scusami. Ah, devo vendere anche della roba. Devo vendere... questi pesci qua, il libro dei pesci, il pesce che ho raccolto e non ho capito che. Questo qua. Ma tutti? Ah, sì! Ah, ok. Dov'era la rivista? Non vedo cosa devo eliminare. Live, love, laugh. Dov'è quella cazzata lì? Questa roba qua. Santi Dio. Ok. Ok. Qui non c'è nulla. Questo, 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 questo. Ah, la roba marinaresca va eliminata fondamentalmente. I quadri. Capito, capito. Devo vendere la finestra? No, andrà pulita la finestra. No, marmo per ricordo. Ma non ce l'ho un moccio? Scusami. A mano? Dito zitto, il procedimento sta facendo un favore. Cazzo se sì. Ma in realtà il menu degli obiettivi era buono anche nell'uno. La carta igienica colorata l'ho sempre odiata perché non è mai morbida. Quello va tenuto o va buttato? L'ho tenuto, ok. La carta igienica colorata è proprio la truffa. Cioè serve a grattarti il culo. Lo sblocchi con l'exp è probabile. Olè! 100% tutto? Però stanza per stanza. Beh sì, me lo dice di sotto. O qua manca roba. Eh no, vedi, qua manca roba. Ma io come faccio a sapere se ho fatto tutto, tutto, tutto al 100%? Non me la dice qua la roba. Mi dà fastidio questo. Perché prima mi diceva stanza per stanza che cosa ho fatto, che cosa non ho fatto. Non dovevo entrare fisicamente nelle stanze per farlo. Nel primo era più chiaro perché qua adesso ho visto che mi ha dato 3 stelle, ok. Qua ho fatto 4, qua ho fatto 8, qua ho fatto 13, qua ho fatto 15. Però era più comodo nel primo che mi dava un generale. Che mi faceva vedere l'intera mappa. Indietro che fa? Questo? Chiude. Vabbè, spero di aver finito.
Shift, Enter. Sì, però non so se ho fatto tutto. Un oggetto in questa stanza è tipo un collezionabile, vabbè. Questa è casa mia. Volevo vedere l'esterno, ero curioso. Beh, dai, poteva essere peggio, eh? Intera! La palla la posso prendere? Ma la devo piantare da un'altra parte, ok. Forse mi serviranno nuovi arnesi per sistemare il tutto. Chissà se c'è la sparafoglie. Come faccio a pulire la finestra? Ah, ecco. Però me l'hai lasciata chiusa. Meno che vediamo fuori. Dobbiamo vivere nella merda, dobbiamo vivere. Uno e una due. Ok. L'obiettivo è prendere 3 stelle, credo. Lo so, Vito, però in realtà io nel primo puntavo al 100%, sempre. Cioè, mi tira il culo non farlo, sinceramente. Cioè, di nuovo, grazie per l'aiuto l'ultima volta. Visto che hai fatto così bene, un altro lavoro. Disimballare le cose. Sì! Ok. Disimballo. Si possono smontare i battiscopa della cucina? Scopriamolo. Chi è June qua? Hi, June here. You are my unpacking person, right? Sono... al tuo servizio, that's so lady. Nice of you. You're about to improve my life so grazie. Much. Grazie. Addirittura. Couldn't find time to do non the c'è il battiscopa. Oh, and the thing is, I'm calling to apologize for the state of the place. It's a bit messy. Oh, I didn't expect Tom would find help so fast. I didn't even think about cleaning up on my way out. Or, you know what? Since you're already dealing with my stuff, maybe you could clean the house as well? Ah, sì. You are a true angel. You lo know so. That? Wow. I can't believe I'll come to a clean, organized house today. No more living out of boxes. Yay. Thank you so much for everything. Have ma a wonderful day. È una persona day. Molto triste. Bye. Sto facendo veramente un favore, secondo me. Vedi, il punto esclamativo hanno... E questo era chiaro. Non lo so, Sniper. Lo spero. Non vorrei che l'abbiano tolto perché la gente altrimenti impazziva per l'OCD o robe del genere. Signora, ma è una merda sta casa, io glielo dico. Che cazzo è una pizza dentro una scatola per hamburger? Move. L'ho capita. C'è un gatto qui, carino. Ah no, move giustamente sono le robe da disimballare, immagino. Ok, allora continuiamo a togliere la merda. Qua tutto ok, le ciabattine, via. Meno per i perk c'è. Sì, ve lo do per scontato, eh. Benefici sarà. Infatti, vedi, eccolo qua. Ah, più, okay, esattamente come nel primo. Più usi una roba, più ti aumenta la potenza. 101 col primo. Ah, carino il clone. Sono tutte cose che c'erano anche nel primo. Ah, puoi correre più veloce. Solo che qui non scegli tu che cosa fare. C'è un normal improvement. Nel primo salivi di livello e dovevi pagare scegliendo
cosa potenziarti, se non sbaglio. Adesso va via diretto, che è più comodo, tanto. Non è una roba che ci perdi troppo tempo a pensare. Non è male. Comunque, oh, c'era una maglietta quella lì. Ecco qua. Ah, volevo giusto... Ah, ok, devo comunque premere tab per dargli il via. Va bene. Però, cioè, solo quello avevo. Merda, ragazzi, mi sta venendo sull'ansia. Troppi caffè. Troppi caffè oggi. Ok, manina, chiudi. No, volevo chiudere... Ecco qua. Pian piano ti rilassi. Adesso sì, adesso sì. Scusatemi che mi è venuto... Oh, mamma. Ma cosa c'ho? Sono calzini usati qua dentro? Cosa è? Che schifo. Una... Ah, ah, va in culo. Ah, aspetta. Ci sta? È magica questa scatola. Cos'è la macchinetta del caffè? Metterei qua io. Microwave. Forse era meglio metterci il microwave là. Vabbè. È la prima volta che si spacchetta su House Flipper, non era così. Che va bene, aiutare anche la gente a traslocare, figo. E non so se è già stata aggiunta anche la parte online con la gente che crea le cose per gli altri. Cioè, c'è già quella feature lì. Oh, che bello che posso raccogliere tutto assieme. Mi sta arrivando un botto di mail. No. Creano le case da sistemare per gli altri. Esattamente. Cioè, c'è proprio un editor per creare le case tue. Che pace che mi sta dando il tutto, eh? Purtroppo c'ho la tachicardia, ma vabbè, adesso passerà. Che è? No, non dirmi che lo posso attaccare direttamente. No, bellissimo. Bellissimissimo, cazzo, vaffanculo. Però comunque qua, di rifa o di raffa. Vabbè. Bellissimo. Mi dice ancora che è una scatola da disimballare. Ah, eccola qua. Emozioni fortissime. No, no, ragazzi, che ho bevuto troppi caffè e il mio corpo è un po' strano negli ultimi giorni. Infatti ho un sonno cane, però mi è venuta sull'ansia. Cioè, mi viene da vomitare, la tachicardia, sono... Vabbè, non preoccupatevi, non...
non è un problema. Adesso mi passa. Ok. Verso dentro si apre, giustamente. Nello CD? No, purtroppo non è. La paperella! Che cazzo è? Era un lipstick? Non me lo dice. Questo è per le unghie. Questo è un perfume. Questo è per la face. Questo per il butt. No? Mettiamo qui allora. Dimmi che posso mettere il rotolo di carta igienica nel... Oh. Va bene, Q. Però senza pavimento e senza cucina. Eh no, che sta qua? Signora, glielo metto qui. Boom. Però, in teoria, ho ancora un bel po' di roba da sistemare. Ah, ecco. Capì, ma cosa c'era in questa stanza? Scusa. Ha fatto sesso con mufloni. I mufloni non ci stavano, quindi pure stupro. In armadio la valigia? Non gli piace, non so perché. Questa sì. Questa è fatta apposta per essere messa lì. Questa qui non gli piace andare dentro. Vabbè, sarà una valigia da esterni, non so cosa dirvi. Ah, lì su forse? Come faccio a... a metterla sdraiata? No, vabbè, bellissimo. Purtroppo confermo brutta storia in quella camera, dice il muflone. Ah, non è un po' già... Ok, scusa. Una balena? Giuseppina? Che è? Una candelona. Sì, ma che scomodità mettere le cose lì. Ah no, ma c'era un po' già merda lì. Aspetta. Un bel quadro. Qua. Volevo comprarmi un quadro digitale. Avevo visto una robetta figa. Ve lo linko da Amazon. No, dov'è la mia lista? Eccola qua. Allora, questo kit, porca vacca, che è in sconto importante, tra l'altro. Questo kit è della Twinkly, che è quello che usiamo per l'albero di Natale. Grazie Elzo, che per i 78 mesi... Una volta, anni fa, di no. E permette di fare dei quadretti animati. Fa le lucine. Sono tanti pixel. E tra l'altro, Q, non so se riesci ad apparirti il sito. Che, guardateli sul sito, che sono molto belli. Perché, ad esempio, loro ti fanno vedere Marilyn Monroe, ma è tutto animato in realtà.
È molto bella come cosa. Ah, il libro, c'è il portalibro. Però cazzo. Aspetta che sposto questo. Il pesciaiolo. Allora, funziona anche abbastanza bene il posizionamento delle cose, eh? Non banale. Non è perfetto, ma funziona abbastanza bene. Vedi, missioni, e io non so adesso dove, come. Ok. Dovremmo esserci. Perfetto. Basta caricare le immagini o si devono comprare quelle già fatte per caricarle? Non ho capito. Nel coso della Twinkly dici? Ma no, credo che tu possa farle le animazioni. Guarda, ti faccio vedere com'è quello dell'albero. Ok, scusate, avevo avuto un momento di cervello spento. Allora, il mio albero è così. In realtà non solo l'albero, anche delle luci che devo ancora attaccare, ma ha piovuto, quindi adesso lo farò. Allora, ci sono varie animazioni che sono così. Che in realtà, se tu vai per scaricarne altri, ci sono anche quelli per il... quelle cose lì che vi ho fatto vedere. Aspetta, eh. Ok, eccolo qua. Vedi, ci sono nuovi effetti, solo che sull'albero naturalmente non rendono. Servono i quadretti, quelli lì. Vedi, art in your home. E viene così, guardate che belli. Solo che ci sono solamente questi sei. Qua. Però tutte li puoi creare, naturalmente. Vedi? Puoi disegnarli. Oppure... Oh, si possono importare le GIF! No! Bellissimo! Cazzo, non ho GIF, purtroppo. Cacchio. Me lo potrei far fare dalla Roby. Vabbè, comunque, ecco qui il layout dell'albero. Come funziona? Ve le linko se volete, perché visto che siamo sotto Natale, io è una roba che vi consiglio. Queste sono le luci di Natale. Interni ed esterni. Questo è quello da 600. Il mio è da... Vabbè, ve lo linko. In realtà sul... Allora, vi linko quello di Amazon. Ma sul sito della Twinky voi gli dite quanto è grande il vostro albero e andate via tranquilli. Come funziona? Voi mappate il vostro albero, così, vedete? Gli fate tutte le foto mentre l'albero butta fuori delle luci, ok? E lui mappa ogni singola lampadina. Grazie Anto per i 60 mesi! Una volta che hai mappato tutto, tu puoi disegnare l'albero come vuoi, oppure fa degli effetti che sono questi qui. Tutto intorno all'albero. Vediamo se ho dei video, perché viene proprio un effetto molto bello che non puoi ottenere con altre lampadine. Io vi dico, se voi comprate queste, costano 183 euro, non ne comprerete mai più altre lampadine per l'albero, perché potete avere tutti gli stili che volete, come li volete, quando li volete. Li potete caricare, modificare al momento, tutto connesso e accendere e spegnere anche da Alexa se volete. Quando sei andato a prendere il caffè l'altro giorno ci hai fatto vedere le luci a spirale ed erano molto fighe. Esattamente, Cog. Vediamo. Non...
ce l'ho più. Ah no, ecco qua, ecco qua. Vedete? Si è fermato, ma... O potete fare anche questo, volendo. Riproviamo così, vedete? È molto bello, eh? No, non è, sono 180 euro per l'albero, sono 180 euro per le luci. L'albero è a parte. Però guarda qua che cosa puoi fare. È figa sta roba, eh? Poi c'è anche questo. Così fettone. Però ragazzi, dovete secondo me guardare, essendo lungimiranti. È vero, sono tanti soldi, 180 euro. Non sono qui a dirvi che dovete spendere 180 euro in generale nella vita. Ok? Il mio consiglio è, se vi piace fare l'albero, se vi piace avere le luci in casa, perché io ho anche quello che si attacca alle tende e anche quelle che si attaccano al balcone. Se lo volete, con questo non spendete mai più. Le luci buone costano 20 euro. Sì, però hai quella luce e basta. Come queste qua. Anche queste costano un cazzo. Però fanno questo effetto qua, oppure quello lampeggiante, oppure il coso premendo il bottone. Le mie, le controlli da telefono, fanno degli effetti che queste per ovvi motivi non possano fare. Come sono quelle delle tende? Sono lunghe e si appendono in alto. E ti fanno le tende stile albero di Natale. Ti costano quasi 10 volte di più. Sì, però per avere queste, ad esempio, queste sono rosse. Se vuoi un altro colore, ne devi comprare a parte e sballarle e infilarle a parte. Se vuoi fare un abbinamento di colori, ci sono anche quelle multicolor, però i colori sono tutti a cazzo. Con le mie, qualunque colore tu voglia, vuoi farti... a parte il fatto che per me il Natale esiste solamente rosso e verde, per carità. Però un anno vuoi farti bianco e oro, ti fai bianco e oro. Nero e oro, ti fai nero e oro. Ti fai argento e te lo fai come vuoi. Costano 10 volte di più, ma vanno bene per qualunque stile di Natale tu voglia arredare la casa. Anche per Halloween, sì, beh, volendo, se vuoi... C'è anche la zucca di Halloween tra gli effetti, che esce sull'albero, è un po' strano. Ma... Poi, fate voi, ovvio. Non vi sto dicendo che dovete spendere questi soldi, perché sì, ci mancherebbe, non sono fatto così. Io vi sto dicendo, se siete fan del Natale, dell'albero, del fare quella roba lì, spendete di più, ma spendete bene. Ecco. Noi infatti abbiamo solo quelle. Noi abbiamo le... per il nostro albero abbiamo solo una striscia di luci. Da 3 anni, no, da quando ci siamo trasferiti, da 4 anni ormai. Sempre la stessa. Tu metti un'unica linea di luci e hai finito. Queste qua non sono solo per Natale, cioè volendo le puoi usare anche come ambience. Se vuoi, sì. Se vuoi, sì. Cioè, comunque una sono strisce di Natale, cioè come queste. Srotolate vengono come queste qua, alla fine. Comunque, sono anche da esterni? Ci sono anche da esterni. Non so se quelle che ti ho linkato lo sono. Ah, sì, interni ed esterni. Sì, assolutamente sì. Perché ho visto che c'hanno anche l'attacchino apposta. Sì. Su Amazon ci sono le stesse, ma solo 200 LED a 56 euro. Allora, lì dipende da quanto è grande il vostro albero. Sul sito della Twinkly andate a vedere e vi dice, in base all'altezza e alla larghezza dell'albero, comprate la quantità giusta, in modo che non buttiate via i soldi.
Io vi ho linkato credo il top di gamma. No, 400. No, sì, il 600 vi ho dato. Però c'è da 100 LED a 70 euro, 250 LED a 95 euro, 400 LED a 138, dipende da quanto è grande il vostro albero. Potete anche sincronizzarle al ritmo di musica, sì, assolutamente. Dagli effetti carini c'è anche la neve, che vedi le cose di neve che cadono giù per l'albero e poi si aumenta. Fa una specie di effetto clessidra. Ho intervisto il tavolo bianco Ikea che si chiude e diventa un mobiletto, giusto? Come ti ci trovi? L'ho usato una volta sola. Ha funzionato. Scusate un attimo. Rispondo alla Eli. Questa carega qua. Benvenuto nuovo arrivato. Durante gli anni di miserabile solitudine ho prestato poca attenzione allo stato delle mie stanze. Questo cambierà. Dal momento che ho un'anima coraggiosa si è recentemente unita a me in tutte le mie avventure. Ah, quindi c'è del sesso strano. In breve, un po' di sporco antico e mucchi di immondizia attendono una persona veramente impavida per ripulirli. Per favore, arriva più velocemente possibile per aiutarci a trasformare quanto dimenticato sotto i nostri alloggi, rendendola degna della presenza del mio nuovo compagno. Io non ho capito niente. Sarei profumatamente ricompensato. A posto. Questo è quello che volevo sentire. Si chiama Google Translate Cog. Mazza che casina comunque, eh? Sti due stronzi. Che invidia. Entro dal garage, perché sono della servitù. C'è anche il garage. Oh! Quello era un easter egg? Contatori. Si possono toccare i contatori. Wow. Per la parte elettricistica. Mazza da baseball. È tutto perfetto. E qua che è una merda. Forse un po' troppo però. Dimmi che posso buttare qui. No. Che palle. Dove lo tengono il bidone? Eccolo qui. La LED di burro è caricata su YouTube e rallentata e non sincronizzata. Non so come mai. Abbiamo avuto questo problema qua. Però tranquilli perché l'ho registrato. Spero la registrazione sia venuta bene e non l'ho controllato. E l'Ale lo monterà. Quindi sarà... tutto più bello. Ed è un peccato perché era veramente una bella live. C'è altra merda da buttare? Una volta, anni fa. Di notte. Sapete che se voi prendete un oggetto ruvido come una spazzola e strofinate questa spazzola su un tappeto altrettanto ruvido o su un pezzo di stoffa, mi fate venire voglia di ammazzarmi? Pezzotto, grazie per i 49 mesi. Cioè, se voi prendete una spazzola dura e la raschiate contro un tappeto,
Io vi giuro, mi voglio uccidere. È l'equivalente dello strisciare i piatti per le persone normali. Con le posate o le lavagne. Anche il VOD su Twitch saltella per la prima metà. E allora è proprio un problema di Twitch. Speriamo che il montaggio vada bene. Oggi mi è crashato OBS. Però in live vedevate tutto giusto anche l'altro dì. Quindi non so. Aspetta, non so dove cazzo mette da stavolta. La metto là. Ma non c'è niente da fare. Ah no, però parlava del di sotto. Forse c'è un seminterrato. Eccolo qua. No, è il garage. Ah, eccolo qui. C'è dello Chardonnay. Credo, non so. Ho parlato con qualcuno del vin rosé che non sapeva che cosa fosse. Che cazzo era? Era Karim? Oddio, adesso c'ho questo lapsus. Ho parlato con qualcuno del rosé e non sapeva che cazzo fosse. Boh, giustamente voi non lo sapete. Anche perché credo che fosse a cena con Karim in una delle cene di Games Week. Karim ieri ha detto che l'ha bevuto di recente, potrebbe essere per quello. Però non mi ricordo se poi l'aveva preso o meno. Perché abbiamo cenato nel ristorante del suo hotel, che poi era spaziale. Mamma mia, buonissimo. Comunque, secondo me, se volete trovare un motivo per andare a Milano, quell'unico motivo deve essere mangiare il risotto alla milanese. Madonna, ma è un diarreato qua. Che schifo. C'è un bidone. Oh, che culo. Karim dice il brulé di mele. Ah no, è un'altra roba allora. A me il vin brulé non piace per nulla. Vabbè che non mi piace in generale. Io non bevo, come sapete. Ok. Quindi non conto. Però il brulé mi fa proprio cagare. Ah, quella era scoasse. Ok. Ah, si vendono i tronchi qua. Anche il vecchio signore. Qua si riordina. La musica. Vero che sembrava Nietzsche quel signore lì? Bom. Ora diamo una sistemata alle palline. Ai ai, non si attacca? Non è normale però.
Ah, perché quello lì in realtà non è un porta cose. Boh, non so che cos'è, non è un porta stecche effettivamente. Un po' mi spiace che non faccia un blin una volta che ecco così. Vorrei che facesse quello ogni volta che. No, ma vado troppo veloce a pulire adesso. Sono diventato OP. Ok, Vidar, grazie, credo. Potevo sbloccare lo spray? Eh no, è in ordine qua. Ah, no, ok. Ah, c'è una progressione qua e poi... Ah, non avevo mica visto, eh. Ho dato per scontato che fossero tutti in fila, invece no, sono ok. Ok. Potevano fare un menu un po' più bello da vedere, cioè più intuibile. Buona spesa, Florence! Che ora è? Dai, è passata un'oretta. Tutto sburrato qui. Ok. Non posso mettere le palle nel loro coso? No, è chiedere troppo, eh. Vabbè. Ci ho provato, dai. Siscus, grazie per i 17 mesi. Una volta, anni fa, di no. Buona. Bene. Ma dice che ancora qualcosa di smerdato c'è però. Oh. Pure la Kallax mezza smontata, l'esperta dell'IKEA che arriva e dà la sua. Anche qua tutto sborrato. Credo sia un gioco da tavolo, non so. Ah, sì. Scarafone. Mi chiedo come si faccia a smerdare il soffitto. Oh, una PSP! Di solito quando il soffitto si macchia in quella maniera lì, esattamente come le macchie che abbiamo visto, è allora, in questo caso è l'umidità che entra dalla finestra. Quando si creano delle chiazze come quelle, soprattutto in concomitanza con i buchi della luce, è proprio per infiltrazioni. Credo che Cog ce la possa confermare questa cosa qua. O perdite interne. Beh, sì, no, parlavo di umidità in generale. Buttiamo giù la casa che è tutta da rifare. Beh, ovvio. Gli americani però non lo fanno. E che dobbiamo fare? In realtà anche da qua si fa un po' di fatica, eh. Delle volte ridipingono e basta, eh. Oppure passano... Anzi, delle volte manco passano la vernice antimuffa.
Kraken, era un DVD Blu-ray. Ma questo è Final Fantasy merda? Scusami. First Fiction 17. Deadly Fist Fight, che cos'è che potrebbe essere? True Simulator. Vabbè, Kraken. Ma guarda che anche il retro hanno fatto. Steampunk 1877. Frog Traffic, che ha il font di GTA ed è Frogger. Ah, dici che Deadly Fighter potrebbe essere Street Fighter? Ma quel pugno lì così mi dice qualcos'altro, Deadly Fist Fighters, non so. Pugno così mi dice... Oh, è bella la TV. Ah, beh, giustamente l'impiantino. Cosa... Ah, è la F-Station. Molto bene. Volevo... ho fatto tutto. Qui? Cos'è? Ah! Oh. Tutto bene? No. Al cesso. Dead Space. È vero. Su Dead Space c'è la mano in copertina. Bravi, bravissimi. Vedete? Vedete che c'era qualcosa. Boom. Io credo di aver finito, mo. Mi piacerebbe un sacco anche a me, Ragnar, sai? Una bella taverna dove fare anche i lavoretti a mano, come stavo dicendo stamattina. Ho male un po' dappertutto. Mio padre ce l'aveva, ma poi è venduto la sua vecchia casa. Non le fanno più. Red Faction Guerrilla però aveva il pugno con il martello chiave lì. Il pasticcio del mio ex coinquilino mi ha distrutto, dice Steven Jablonski. Il mio coinquilino si è trasferito di recente. Mio fratello vivrà al suo posto, ma lo stato è a camera da letto. Non posso lasciarla finché questo stato. Potresti pulirla? Minchia. Non è vero, le facciamo le taverne, basta pagare. Sì? Ma sai che io non vedo una casa con una taverna da una vita? Pensavo che fossero antiecologiche o roba del genere, cioè che non convenisse. O forse perché costa troppo renderla sismicamente buona? Non lo so come si dice. Magari il prezzo non vale la candela? Magari ti conviene, non so, farti un piano in più. Non ho idea, chiedo all'esperto. Adesso posso clonare. Non so cosa mi dovrebbe fregare, ma posso farlo. Io ho progettato villette come la tua. La taverna era fatta su richiesta al costo di 80.000. E quella cifra va data come acconto perché la taverna la sta facendo apposta per il cliente. Ah, giustamente. Allora, non li avevo.
E ovviamente la casa aveva già le fondamenta. Avendoli avuti, li avrei spesi, però. 80.000 euro... però c'hai proprio una zona in più, tranquilla. Che sì, mi sembra più ragionevoli del primo gioco. Per adesso, vedremo. Ti ricordo che c'è la casa di Breaking Bad nel primo, eh? Cioè, 80.000 euro non sono neanche così tanti. Non lo so, veramente, non le ho mai viste. Ovviamente c'è il problema che devi dirlo prima, la casa tua è bellissima, ma fidati che a lungo andare sentirei la mancanza di uno spazio cantina-taverna da usare come ripostiglio zona sfogo. No, ma infatti, è esattamente quello che stavo dicendo. Ma anche banalmente la zona con una crafting table dove fare anche dei lavoretti scemi a mano, no? Quelle cose lì. Mi manca. E adesso siamo in due. Fortuna che ad ora non ce n'è ancora. Posso aprire l'acqua? Apri, chiudi. Ah, lascia che passi. Apri. Ah, di qua. Ah, minchia, dov'è il resto della casa, stavo dicendo. Ah, carina. Anche questo tipo di casa qua mi piace molto. Più o meno, no, non è vero. No, è tipo quella che hanno i miei suoceri. Hanno una roba simile. Devi fare le scale sempre anche per entrare in casa. È molto bella da vedere. Che arrivi, parcheggi, però devi sempre... No, che due palle. No. Con la spesa. Ritiro tutto. Ma non dovevo sistemare una stanza? Cioè, cosa è successo nel frattempo? Figurati, le case che fanno ora sono con gli spazi sempre più esigui per spendere meno e far pagare meno al cliente. O far pagare la stessa cifra. Ho buttato via una giacca. Che schifo. Sento pop pop, ma non vedo. Non vedo cosa poppa. Forse non è qui. Infatti non è qui. Le samocche. Cosa vuole? Hi, Steven here. Bene. Unfortunate owner of the house you've agreed to clean. So, how are you doing? You're still up for the job, right? Or did the garbage dump in my roommate's room scare you off? Sto pulendo. Then you're a braver soul than I am. I felt defeated right after I opened the door. So, I closed it immediately. But to the point, I have one more request. I had a microwave, which disappeared mysteriously some time ago. If you'd find it in his room, could you move it to the kitchen? I have it since I went to college. It would be a pity to lose it now. Cosa? Va bene. Thank you so much. I like that model quite a bit. The new ones look weirdly complicated. Cioè, sei inculato... Il microonde e lui ce l'aveva dal college. Ma cosa me ne frega del... Boh. I monobilocali sono un investimento a perdere sicuro. Ormai progetto solo 3-4 locali con cucina separata. Perché a perdere? Perché la gente poi non ci vive? Beh, io non so perché è un cartello di stop. No, entri. Vabbè, tutti matti qua dentro. Un monnezzaio proprio. Stavate dicendo che sono più umane queste. Guarda dov'è il microonde. Sono più umane queste cose?
Ma scusa, questo qui c'ha il marmo nel muro? Ma poi perché si è inculato il microonde? Perché è stronzo. Anche perché, perché dovrei tenermi un microonde in camera? Dice ancora che ho della... Ah, monnezza, eccola qui. Perfetto. Dov'è la cucina? Eccola qua. Perfetto. Spero sia carta da parati. Che cosa? Ah, il muro, dici. Gli appartamenti piccoli nuovi non li vuole nessuno. E vabbè, uno che magari non vuole figli, non so. I single fighetti. No. Quelli che chiamano un sacco in centro. Gli amanti dell'anal. Dipende da dove sono bucati. Nel centro una grande città vanno via come il pane, appunto. Ecco, Colino ne sa un sacco. Ciao Pimpi. Sei venuto a vedere il Goti? Ho dissato Carlotta prima. Hai saputo che non dicono più la challenge domani? Quelle facce di merda. E ho anche infamato diversi procioni prima, ma è scollegata la cosa. Ho fatto bene, lo so. Non sbaglio mai. Oh, guarda che bello. Cioè, non so, bello? Macchie andate. Ah, bellissimo. Però è che con la stessa cifra di un monolocale ci si compra un appartamento da 20-25 anni che magari ha 3-4 locali. Però lì poi dipende, ci sono altre spese, appunto per la coibentazione, la ristrutturazione, cioè c'è troppa roba. Poi dipende da che cosa uno vuole e, come diceva anche giustamente Coccolino, dall'ubicazione. Elisa! Un servizio di pulizia anche a domicilio? Molto volentieri. Lo sai che l'Ale mi ha detto che sono uno sporcaccione? Nonostante abbia pulito minuziosamente la cucina, anche dietro il battiscopa oggi. Perché c'è del sangue nella doccia? Ma fatti i cazzi tuoi, ho capito. Noi non facciamo domande, noi diamo una mano e puliamo. Puliamo in questo caso non so cosa perché non vedo. Qua? Qua è a posto. Qua che, dove sono le macchie qui? No, qui no. Dice che qua ci sono 30 macchie che non ho visto. E non so. Ma che dice? Così c'è giù per le scale? No? Come... Battite sotto il tappeto, mi sembra strano. Ah, la porta! La porta, giustamente! Erano 32? Sì. Molto maschio basic pulire minuziosamente così superfluo e non fare le pulizie basilari. Lasciare in giro i calzini sporchi o le tazzine usate. Allora? 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 Non datevi manforte tra di voi. Donne. Du du du. Siete in cerca di guai. Dietro battiscopa bisogna pulire. Sto tirando via i peli della tua barba dallo scarico del lavandino nel bagno. Com'è possibile? Ho sciacquato minuziosamente. No, stronzate a parte, ho veramente sciacquato lì.
Il minuto del caos. Adesso ti faccio vedere la mia casa, allora, guarda. A proposito, Pippi, sei a letto? Che avevi quasi 40? Brutto bastardo, pure tu? Ah. Il battiscopa è attaccato al muro, ma io non mica l'ho visto il battiscopa. Dove sei sto battiscopa qua? Non c'è il battiscopa. Non c'è. Sono uscito ora dal letto stamattina. Tornaci. Il mio battiscopa, non ho capito. Ah, a casa mia dite. Ok. No, è lo zoccolo che fa da battiscopa sotto i mobili. Vieni via. Sotto i mobili della cucina, sotto i cassetti, sotto le cose, c'è un battiscopa che è fatto di plastica, finto legno, legno vero pochissimo, praticamente mai, in acciaio, dipende da quanto siete fighetti, che viene via e dietro va pulito. Di sotto ci va pulito via. Oh, vedi? Elisa ha un cassetto lì. Elisa ha un cassetto lì, è vero. Si chiama zoccolo della cucina per i comuni mortali. Ma io cosa ho detto? Non ho detto zoccolo, perché mi pare di aver usato anche il termine zoccolo. Ma battitacco non l'ho mai sentito. L'ho sempre chiamato battiscopa, vi chiedo scusa. Sto vendendo la mia casa e mi è stato detto che prima deve essere pulita, anche il mio seminterrato, faccina che guarda in alto. Questo agente immobiliare che frequenta regolarmente il mio bar mi ha consigliato i tuoi servizi. Va bene, ma arrivo. Ma ha dei figli per caso? Ma è un bar. Ma perché c'è lo spruzzino qui fuori? Cosa mi manda l'Ale? Ma che schifo! Come mai? Non so da dove viene quella roba lì, però. A parte il fatto che vedo anche i tuoi capelli belli arrotolati, signorina. Non vi faccio vedere le foto, ma... Soltanto la splendida. Che io ho i suoi capelli nelle mutande, letteralmente. No, dai. Ok. Olè, mi piace il fatto che metta la mano sopra per fare il cestista. Mi piace proprio che... Non serve, ma lo fa. E vai! Raccogli merda! Cos'è questo? Elimina spazzatura da un'area più grande con la tecnica di raccolta avanzata. Daghine. Che bello il giardinetto così. C'è un po' uno spreco in realtà. Solo fiori e una carega. Ci avrei messo un barbecue. Però è molto bello questo giardino. Ok. Lei si vergognava del seminterrato. Secondo me, almeno un'altalena del sesso la troviamo. Che dice? Passa l'aspirapolvere. Io non ce l'ho l'aspirapolvere, però. Ah, sì, è nuovo. Ah, abbiamo l'aspirapolvere. Yeah! E cosa cambia dal pulisci? Ah, l'aspirapolvere aspira le cose. Però lo sporco sporco bisogna pulirci a mano. Ecco qua.
fatto che abbia i punti di abilità lo rende un RPG. Per i Game Awards, sì. Cos'è? Ah. Mamma mia, che schifezza. Si può togliere sta merdata? No? Scrostarla via? Mi segna due macchie. Ah, ecco qua. Una macchia? Ok, nessuna macchia. Perfetto. Cosa facciamo? Entriamo. Cioè, ce lo teniamo per ultimo il seminterrato. Lo spoiler che toglie i graffi. Perché non credo siano graffi. Ma questo va venduto assolutamente. Infatti. Ah, tutta la cucina. Via, 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 via. Ok, ok, ok. Tutto, tutto, tutto. Ma no, c'aveva i cosini delle. Come se, le maniglie a cuoricino. Mamma mia. Via, via. Perché anche questa roba qua devo vendere? Ma sì, io vendo. Mi ha detto di vendere, vendo. Cazzo ne so, cosa me ne frega a me. Mica è casa mia. Ah, ma perché era un bar. Ah, ok. Allora sì che era un bar. Ma le patatine così sotto il letto? Io mi sto perdendo. Ma che sta succedendo? Ma quindi sta persona dormiva dietro al bar? Cos'è successo qua? Viveva, viveva nel lavoro proprio. La sua vita era lavorare vendo. O forse era banalmente tutto abusivo. Ah, potrei dover vendere anche il water. Quadrato. Designer. Non capiscono come funziona il buco del culo della gente. Ok. Ah. Ma basta, non devo poi rimetterci roba? Ah, ok. Devo solo sgomberare. Per carità. Faccio quello che mi viene detto. E ste patatine? Ah, le aspiro con l'aspirapolvere, giustamente. Però dice ancora pop pop. Cos'è che non vedo? Ah, forse di sotto. Sì. Che è più o meno anche la tua vita. Molto vera questa cosa qui. Molto vera. Però io non sono abusivo. Credo che se tu dormissi in un esercizio commerciale, qualcosa di illegale lo stai facendo. Cioè, se tu dormi nel retro in Italia, correggetemi se sbaglio. In America magari lo puoi fare, che lì sono tutti suonati. qualche norma di sicurezza la violi sicuro. Sai che è una bella domanda? Secondo me non puoi, Anche perché di solito non sono adibiti con il riscaldamento, con tutte le norme igienico-sanitarie. Anche perché ti servirebbe una doccia, cosa che qui si sono fatti, però... non lo so, mi puzza, Scusa, ma sto caffè qua ce lo teniamo? Porto a casa, Ah no, ok. A proposito, Elisa, quella cosa lì del... quella sponsorizzazione, che immagino sia sfumata, ne posso parlare? Perché era carina l'idea. No, no, non quella dei grani. L'altra. Quella più simile a questo. Non so se... Me l'avevi proposto un paio di mesi fa.
Aspetta. Oh, perché è ancora plausibile? Ok. No, non vi dico un cazzo. Date la colpa ad Elisa. Come riammodernare il mondo? Te lo scrivo perché mi stai confondendo. Ah, ok. Va bene. Intendevamo la stessa. Ok. Ah, dici che ne posso parlare? Boh, vabbè, non ne parlo in maniera negativa. Comunque mi era arrivata... Non ho firmato nessuna NDA, ok. Mi è arrivata una proposta che forse si fa, forse non si fa, con Leroy Merlin. Dove ci sarebbero dei mini video dove appunto faccio queste cose qui. Ho detto sì. Voglio il senso del flipper. La torcia? Perché? Avevamo una torcia? Ma tanto l'orario è 1-1. Magari adesso inizierà ad imbrunire. Mi dice che ore sono, scusa? Perché mi ha detto che l'orario è quello della casa. Cioè quello di... che ho io. Però non c'è scritto da nessuna parte... Guarda che se adesso inizia ad imbrunire perché sta diventando tardi. Le 15.43, dove lo leggete? È un telefono? Eh no. No, lo so che ore sono. Io voglio sapere in game. Boh, vabbè, vediamo. Però vedo che sta iniziando qua. Allora, in teoria qui c'era nelle impostazioni... gioco. Tempo reale, ecco qua. Orario visualizzato tempo reale, però non è visualizzato da nessuna parte. Quindi, boh. È che si stanno accendendo qua i cazzilli. Ah, solo le finestre, no? Forse a casa tua, stavo pensando alla stessa cosa. Wow. Ah, vieni via allora sta merda qua. Non credo che venga via così facile, però sì, va bene. È vero che lo sveglia nel letto. O forse ci sono... Sì, però non vorrei semplicemente che ci fosse scritto un orario, ma poi alla fine qua fa vedere quello che vuole. Ah, mi fa vedere che devo andare sotto. Avevo già capito che devo andare sotto, sì. Pronti per il seminterrato? A vedere le altalene del sesso? Porca miseria. Twitch ha cambiato di nuovo i TOS... E adesso potete mostrare il buco del culo, se lo colorate, che a me sta più che bene. Per me non è un problema che mostrino il buco del culo, i seni e tutto questo. Ma perché io non posso registrare i video per i sub? Oh,
Che palle. Cioè, perché mostrare il culo vero sì, ma mostrare il sesso in un videogioco no. Cioè, allora, sesso nel videogioco si può far vedere, però non un videogioco incentrato sul sesso. No, non si può, non si può. Potete disegnare dei buchi di culo, potete disegnare dei cazzi, potete disegnare tutto quello che vi pare, ma... E i videogiochi sessuali non si possono streamare. Una volta, anni fa, di no. Papignano, grazie per i 15 mesi. Chi mostra il culo porta numeri. Anch'io li porto. Qui torna la papera di Nero col buco del culo. Sai che forse sì? Sai che forse gli possono rimettere la paperella di lino? Ci sono un bel po' di infiltrazioni qua, signora. Chiamerei un idraulico. La cosa ancora più tragicomica è che prima di queste nuove linee l'NSFV su Twitch aveva ben due che si contraddicevano a vicenda. Che ti devo dire? Una volta, anni fa. Di notte. Xanax, House Flip è la miglior cura per l'ansia. È molto vero. Anche se avevo un po' di ansietà un attimo fa. Ultri, 22 mesi, tanti baci e tanti abbracci. Arrivo da una visita oculistica e mi sento speciale. Ho 15 decimi. Oh, complimenti, grazie mille. Ragazzi, sta per partire il treno. Allora, io ve lo dico. Ci sono delle emote nuove e sono a tema natalizio. Se dovete rinnovare, se volete abbonarvi con lo sconto adesso, fatelo ora, che voglio le emote natalizie, le voglio tutte. Quindi per cortesia, rinnovate, rinnovate, rinnovate. Ah sì, Biscuit, anche se mettevi l'FOV largo? No, Bianco, più o meno, è tutta roba per chi si disegna. Per via del nuovo meta dove si applaudisce con le tette. Applaude? Applaudisce? Applaude? 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 Applaude. Good, grazie per i 100 bits. Applaude, applaude. Non applaude, applaude. Applaude con le tette. Carino, mi ha dato un vocale a 2 minuti. Ok. Scusate, sto ascoltando. Ok. Perfetto. Scusate, è una roba nostra. Grazie a Sakurona per i 100 bits e Armisodium per i 100 bits. Ciao amico, già troppo, già troppo. Gestisco una piccola libreria sulla spiaggia e la mia ragazza è una barista, non te l'ho chiesto. Uno spazio per la caffetteria, va bene.
Sì, Elisa. Sì. Noi voglio comprare un muro da dipingere. Beh, faccio io. Dakar, grazie per i 22 mesi. Applaudiamo con le tette pelose e il gatto. Cosa sta facendo? Una volta, anni fa. Mazza, però. No. Cioè, quanto viene a costare, secondo voi, una casetta così? Poi, vabbè, è mezzo bar. Però vivere così... A parte il fatto che è bello quando c'è bel tempo, quando c'è brutto tempo credo che chiunque voglia uccidersi a vivere qui, però fanculo. Troppo. Berk, grazie per i 100 bits. Vi ricordo anche che se buttate più di 300 bits, Twitch ne aggiunge il 10%. E random anche di più. Anche col brutto tempo ci vivrei. Dici così adesso. Il brutto tempo al mare è brutto. È proprio brutto il brutto tempo al mare. Ah, dove va messa questa cosa qui? Qua? Non lo so. Ah, al posto di quella lì, immagino. E come facciamo? Devo buttare via quella. Ok. Frog Crayfish Book Caffè. Carino. Rivenk, grazie per i 37 mesi. Grazie a Irylessa per la sub regalata. È una bella persona. Allora. Acquista. Ne voleva tre, no? Sei sedie. Ricordo che sono maestro d'arte in architettura. Ma sta merda qui dove va? Tra qua? No, va sempre qui? Che fastidio, ma c'è bisogno di metterla qua? Voglio andare a bere qualcosa? Cos'è sta roba? Un grande piacere. Un portamerda, che è? Cos'è? Prosciutto! Grazie mille per i tre mesi. Un dondolo, ma non credo. Cioè, ti siedi su questa cosa qui? Che ho di pellet messi così? Sì, sono abbastanza banali. Non capisco che cazzo devo fare qua. A meno che non mi conti... No, qui dice 6. Ah, no, va aggiunta roba. Anche qua tavoli? 2. Ma dove? Ma che fastidio. Capito? Sfruttare gli spazi, ma lasciamo un po' di respiro a sti poveri cristiani che vengono a bersi un caffè. E mo? E uno si siede così. E chiacchierano così. Giada, grazie per i 30 mesi! Si segue sempre volentieri, grazie mille. Comunque ribadisco, il menu di House Flipper 1 era molto meglio. Per quanto riguarda le mission. Poi, ognuno ha i suoi gusti, ma... era più funzionale. Ok. Ok. Breve storia triste, oh no.
Ho aperto il CT scan in 2:30, mentre si apriva sono andata giù a farmi un caffè. Sono stata distratta dalla cucina sporca e mi sono messa a pulire tutti gli elettrodomestici della cucina, i mobili schizzati, il bagno e... Il caffè non l'ho bevuto e ora esco col cane. Chiudo il gioco. Ma non uscire col cane. Picchiamolo. Che ti frega. La mia vita. Sì, che comunque finita questa casa qua chiudo anche io, così mi rilasso 2 minuti prima di cena e la live di stasera. Che cazzo faccio in live stasera? Non lo so. È una buona domanda, però. Non ne ho idea. Volevo altri 2 tavoli, lo sapevo. Poi anche 4 sedie non ce le faccio stare qua. Ah, potremmo fare russi contro Lizard lì. Effettivamente, russi contro lucertole. Mamma mia, che se non verrei mai in un posto del genere. Già una libreria che fa da bar, vaffanculo. O sei un bar o sei una libreria. Prendi una posizione. Beh. Cerchi proprio di evitare Pokémon, non mi ha fatto impazzire. Già partendo con le lotte in doppio mi è passata tutta la voglia. Oh, che nessuno ci vede di continuare questo comunque. Le sale lounge per passare il tempo sono nei bar, ma anche delle librerie. Cioè, si mettono a disposizione testi gratuiti, intendo. Boh, non so. Ci sono tante librerie che ti dicono, vieni qua, ti leggi. Sto cazzo, mi leggo. Cos'è? Devo fare anche il cablaggio? Adesso facciamo anche il cablaggio, certo. Ma cosa succede qui nel muro? Dio mio, le scatole storte. Quali scatole storte? Sullo scaffale di prima? Lo so, devo vedere. Ecco, questo bling non me lo può fare anche quando pulisco i pavimenti. Queste? Inculi. Mau, ciao! Sì. Che colore vuoi? Com'è? La pittura rosa sbiadito. Ok. Oh, oh. Ah, aspetta. Ma guarda che questo è un game changer. Voglio andare a bere qualcosa. Vabbè. Dimmi che mi giri anche la testa. Oh. Ma scherziamo.
Goti. Ti ristrutturo casa? Certo. Che problema c'è? Basta che ci metti le materie prime. Allora, è un po' scomodo rispetto al primo, perché nel primo tenevi premuto e facevi le strisce lunghe. Però qua credo che con i potenziamenti si faccia. A parte il fatto che avrei tolto la carta da parati che c'è lì sotto prima. Ma vabbè. Ok, macchie ancora. Allora, vendiamo la vernice extra. Puliamo. Cosa dobbiamo pulire? Ah, lì. Perfetto. Magari spostiamo la lavatrice. Dipinge sulla carta, non so perché. Oh, mamma. Che voglia di vacanze. Cosa c'è da sistemare ancora qui? Ah, di sopra. Ok. Ma quante mail mi stanno arrivando? Porca troia. Che poi sono sempre gli stessi Kickstarter. Basta un po'. Vacanze per Natale? No. Ma che vacanze mi prendo? Magari la mattina del primo. Vediamo. Sono le 8. Eh no, è sbagliato, ok. Anche tutto il primo, adesso vediamo. Una volta, anni fa, di no. Quello che stai vedendo, Mau. Lalle, buon anniversario e buon Natale in anticipo. Lo recupererà la live sul tubo di Buried. L'audio è una merda, lo so. Tanto Lalle lo monta, tranquilli. L'Ale lo monta, quindi arriverà. Mi spiace, non so che cazzo sia successo. Ok. È Capodanno, non penso ci sarà tanta gente su Twitch. No, però... piuttosto è meglio che niente, no? Che schifezza di roba da appendere. Che è? Una candela dildo. Ma dove la metto, scusa? Sul divano? C'è un appoggio... Qua si squaglia. Un'altra, bene. Ok, un'altra. Sì, ma non c'è un tavolino? No. Ah no, acquista, lo devo comprare prima. Ah, eccolo qua. Pareva strano. La pianta. Ma brutta in culo. Vabbè. Contento il cliente, sono contento anch'io. Questo qua. Ah, aspetta. No, aspetta, allora prima mi prendo... No, questo qui è un po' già a piedi. Questo vaso qua. Ma è piccolo! Ho sbagliato le piante? No, ok, giusto. Ok. Cos'è? Un altro tavolino. Via. Posto. Effettivamente a terra... Però aveva il suo perché, secondo me. Aveva il suo perché. Mamma mia, comunque è tutto un arredo che... Io sboccherei ad entrare in un posto del genere. Però io so io, e che vi dovevo dire. Allora. Ah no? Ah. Ok. Pipiri, pipiri, pipiri. Disimballa la scatola. Quale? Questa. Bello il vaso, complimenti. L'unicorno qua, la balena, eccola lì. Tazzina, carina. Boom, acquista.
il letto. Ah, matrimoniale, perché adesso siete in due, giusto? Fatto tutto? Fatto tutto. 9.000 soldi. Anche a me richiamava molto Firewatch quel poster lì, Florence. Che è nel Game Pass, tra l'altro. No, c'è un corso di montaggio? La cornice. Per prima cosa raccogli le parti, apri le scatole e vedi... Ok... E quelle scatole ci sono. Ah, questa. È esplosa, non so che fa. Cosa mi sono perso? Ah, assembla, ecco qui. Devo fare i buchi col trapano! E mettere il tassello! Come si fa a mettere il tassello, scusa? Non... Ah, devo selezionarlo? È questo. Ah, ok. No! No! Bellissimo. Un po' una merda il fatto che debba selezionare qua sotto, ma vabbè. Adesso raccogliamo questo. No, non ho finito in meno di un minuto. Posso rifare? Non c'è un altro try? No? Niente. E non avevo visto che c'era la sfida. Ma dai, di 8 secondi! No, posso rifarlo? Stavo ammirando. Scusa. Ok, lo posso rifare. No, aspetta, prima c'è il trapano. Dov'è? Assembla. Ok, adesso c'è il Fisher. Martello. Vite. Tra l'altro quanto cazzo è pesante sto quadro. Finito. 24 secondi. Speedrun. Chissà se ci sono le speedrun di House Flipper. Non sei felice quando li farò a casa nostra? In realtà non è un problema farlo. Io odio farlo in casa nostra, perché quando faccio un qualunque buco nel muro, a parte il fatto che devo guardare le foto del cantiere per capire se sto per forare un tubo. E allora sono lì che mi scrollo ste cazzo di foto ogni volta. Per attaccare la TV in camera? Madò! Dobbiamo attaccare due punti per attaccare la TV in camera. Solo che ci sono i tubi del condizionatore e dall'altra parte i tubi del bagno. E allora ero lì così a bussare, a guardare le foto. È stata veramente una rottura. Ha fatto tutto qua. Cosa sono le chiavi di casa? Sì, vabbè. Che cazzo? Spero non fosse portante. Quindi il rischio di prendere entrambi i tubi. Esattamente, esattamente. E poi appena inizia a trapanare la polvere di mattone. Madonna. Non credo esista una roba più fastidiosa da pulire. Ok.
Una termocamera da 200 euro da smartphone risolve questi problemi. Sì, però capisci che sono tanti 200 euro da spendere per un buco che faccio una volta. Tanto pulisci Ardas. No, la polvere... Ah, vi ricordo che se voi avete un Dyson non lo potete usare per aspirare quel tipo di cose lì, eh. Lo buttate via poi. Vedo una coppetta da mettere sul trapano ai colleghi l'aspiratore. Sì, avrei dovuto buttarmi su quella roba lì. Ci vuole il caro vecchio folletto. No, è che il Dyson per aspirare roba troppo densa, anche alla farina, causa problemi. Il Dyson va bene per l'aspirapolvere o per le cose in generale. Farina, coso polvere di mattone, quelle cose lì, lo rovina. Quelli grossi bianchi o quelli rossi? E tutti e due, sia il mattone classico rosso che il forato. È più infimo quello rosso, però anche il forato butta polvere di merda. Il forato sporca tantissimo. Il mattone rosso sporca tantissimo. Il forato è cemento, quindi rompe il cazzo, ma meno. Dipende dal fatto che è estremamente fine, esattamente. Forato di metodo perché è forato? No, non per quello, Cog. Cioè, droppa meno, però è anche un materiale più poroso. Ce ne andiamo tutta, così vai, così col naso. No, il mattone rosso non è il forattino. Il mattone rosso è mattone. Poi c'è il forattino. Ah, scusami. Sì, c'è il forattino rosso. Però c'è anche quello... come si chiama il... il blocchetto. Il blocchetto, hai ragione, Gazzor. Scusami, mi stavo confondendo, sì. Comunque, quello rosso c'è in forato e anche pieno. Ti piace la carta parata? Guarda questa. Quello ad H di cemento, esattamente, esattamente. Musica ci sta dentro. Vabbè. Poi dovremmo dare una pulita un po' a tutto. È tutta una merda, eh. Però ne abbiamo ancora di cose da sbloccare. Dobbiamo sbloccare il martello per spaccare i muri. La possibilità di costruire i muri e la cazzuola. Qua posso modificare il cablaggio. Posso fare l'impianto elettrico, guarda qua. Ah, però è magico, ok? Non devo fare il coso... Era elettrica e electric simulator. Cos'era? Electrician simulator, che dovevi fare effettivamente tutto quanto l'impianto. Qui è facilotto, insomma, voglio dire. Voilà, dei pesi. Le lettere dei miei, vendiamole tutti, che si inculano. Potevano fare a meno di trasferirsi. Anche il tappeto. Bello il pavimento. Dovrei chiudere, ma volevi continuare. Continuo un po'. Ma è venuto a Terni? A Roma? No. Forse nella stazione sono stato. Ah no, in Umbria. No, allora no. No, scusami, non c'è Roma a Terni? O è un collegamento? Termini! Scusate. Allora no.
Ecco, questo qui è il forato. Vedete? Che qua l'hanno messo anche in orizzontale. Ma questa roba magica, perché chiaramente qua sopra si dovevano vedere i fori, solo che per comodità di texture ci hanno messo un lato. Però questo qua in alto dovrebbe essere tutto bucherellato. Perché lo fanno così? Perché pesa di meno, può ingombrare di più e ha anche un una miglior dispersione termica. Che anche se poi dopo comunque viene aggiunto il cappotto che coibenta. E arrivederci. Però il cappotto qua non si fa perché siamo in America. Oh, cazzo, è buono quello, è pavimento. Ah, il pavimento da finire! Però mi sa che non posso perché mi manca la cazzuola, vero? E niente, allora. Infatti casa mia non dovrei iniziare a sistemarla perché tanto, vabbè, la puliamo. Puliamo i forati. No, ma effettivamente è strano che se siamo in America, che si fa la casa in... Sarà semplicemente per esigenze di gameplay. Bello sto porta cazzate qua. Sarà per esigenze di gameplay che non si fa il cappotto. O magari in House Flipper 3. Qui abbiamo un camino. Mamma mia, che bello questo coso in marmo. Bellissimo. Sta pianta fa cagare. Via, tutto, va. Non voglio più un cazzo, non voglio un cazzo. Me la riarredo io la casa, va bene? Tra l'altro, altra cosa. I termosifoni sotto le finestre non si fanno più, anche se queste finestre hanno i doppi vetri, bene. Non si mettono più i termosifoni sotto le finestre perché è un completo spreco di calore. Ma da anni che non si fa più. Ma veramente da tanti. Si faceva ai tempi con tanto di nicchia, c'era di solito la nicchia scavata sotto la finestra, perché dicevi, da là arriva il freddo e allora combattiamo il freddo con il caldo. Sì, ma no, in realtà è semplicemente un grandissimo spreco di energia e non si fa assolutamente più questo lavoro qua. Ne so, ripeto, arriviamo a 2700 e io vado a recuperare il mio diploma di maestro d'arte. E vi posso dire le stesse cose che vi dico adesso, non è che cambia qualcosa. Vanno messi nella parete opposta alla finestra. Bella questa nicchia qua. Dovrei fare una roba del genere a casa mia. Noi abbiamo un buco, così, vicino al bagno. Ma dai, ma c'abbiamo il water tutto graffiato. Di che sono ste ciabatte? Anche la cosa qua, il bagno, è tutta una merda. Dovrei fare anche le piastrelle. Madonna, ma tutte le piastrelle sono una merda. Via. Rifaremo il bagno appena abbiamo la cazzuola, va. Fanculo. Tutto uno schifo, eh. Già fatto. Corridoio di profondo rosso. Sai che sì? Ma è una merda. Ah, perfetto. Se fossero degli appunti strani. E invece anche qua infiltrazioni, muffe. Mamma mia, coccolino, quanto hai ragione. Dico a tutti, l'Ale mi dice di dirvi a tutti di attivare la campanellina su YouTube, perché alle 18 esce il video e mi ha mandato questa emote qui. Attivate la campanella su YouTube.
Mi commentate tutti così sotto il video, per favore? Facciamo così. È una cosa solo nostra. Solo nostra. Commentate così. Alle 6 esce. E non date spiegazione a nessuno. Commentate così. Non qui, sul video. Grazie. Creiamo questo micromondo solo nostro. Ho anche detto che è un video topperoni. Effettivamente stava ridendo montandolo. L'ho sentita ridere. Perché sono simpatico. Non perché ho bullizzato Lino. Che poi non l'ho bullizzato. Ho detto una stronzata e lui non l'ha capita. Come si chiama quell'emoji? Dita California style. Daniele Dasematter. Un commento qua sotto e non là sopra. Direttamente dal 2012. Sai che mi fa videogiochi adesso? E li ho giocati sui videogiochi, sono anche molto belli. Per questo l'ho nominato, perché altrimenti col cazzo che nomino un altro creator. Sì, sì. Cercate su Steam. Daniele Dasematter. Oddio, non mi ricordo come si chiama la house. E i giochi si chiamano... Cazzo, non mi ricordo più. Mi viene The Room, ma non è The Room. Quella è un'altra saga. gioco horror. Sì, però non mi ricordo più come si chiamano. Sì, sicuramente se andate sul mio canale delle live ricaricate, una live l'ho chiamata il gioco di Daniele. Lo Stallone. La saga si chiama Lo Stallone. Bravissimi. Non mi veniva. Mazza che merda questa. Via. Ma ste ciabatte. Dobbiamo rivedere anche tu. Cos'è venuto via lì? Scusami. Cammino mi piace, non voglio cambiarlo. Questa è squasse. Via. Butto via le chiavi, che cazzo me ne fotte. Doesn't matter games, era così easy era. E vabbè. Ok. E qua dopo rifarò tutto quanto, per l'amor di Dio. Tutta la cucina è da rivedere. Che mi fotto tutto l'arredo subito. No dai, chi se ne frega, fa cagare. Ma no, le ciotole dentro. Questo piano qua in realtà è buono. Eh no, la roba sotto no. Via. No, è venuto il computer. Mi serviva per lavorare. Ah no, ok, posto. Ne comprerò uno nuovo. Nuovo modello, più bello. Ah, il frigo si è messo di far rumore. Scoasse. Anche queste si scoasse? Sì. Boh. Robby, perché il bot ti ha chiccato? Comunque è migliorato in tutto rispetto al primo. Tantissima quality of life. Miglioramenti sia tecnici che grafici. È una meraviglia. Ma veramente una meraviglia. Che c'è scritto qua? Ciao, ma è del futuro perché nessun altro pulisce qui. Ero proprio io. Bon. Ok, qua va rivisto tutto. Cosa c'è di qua? Oh, una mini lavanderia. Bella. Qui c'è scritto. Scusa tesoro, ora devi fare il bucato. Invece. Non mi cambio. Non mi cambio, mamma. Non mi cambio. Cazzo vuoi?
Vaffanculo. Ecco qui. E ti intreccia tutto di bianco. La prossima volta, anche perché adesso vorrei chiudere. Ho detto chiudo alle 4, sono già le 4 e mezza. Diamo un'occhiata al giardino? Anche perché non abbiamo ancora sbloccato gli arnesi da giardino qua. Ci sarà? Ma sì che ci sarà, c'era nel primo. Per tagliare l'erba. Speriamo non sia un DLC, ma sia proprio un improvement. Guarda che bel gazebo. Ma scusa, che cazzo di cammino abbiamo qua? Con la pizza de merda. Via. Sì, ma è un cammino del cazzo. Bello alto però. Bello. Ma le finestre non le avevo pulite. Ah no, questa no. Che fastidio. Ecco qua. Faccio i mattoni in un alto forno, Poco profondo, esatto. È troppo in questo? E da dove dovrebbe arrivare l'animale? No, che è? Ah, è la compostiera. Ok. Devo usare questo? No, non so come si fa. Una volta, anni fa, di no. Nerd Lady, grazie per i 20 mesi. Ci stavo pensando alla compostiera, però... Una rottura di cazzo, poi. I vermi mi fanno anche un po' schifo, quindi non so. E poi fa caldo, fa... Ma perché voglio la sabbia? Ma che me frega a me della sabbia? Questo mi piace, lo tengo. Cos'è sta roba? Via. Bella idea aspirare le foglie con l'aspirapolvere. Fatma Rauder, grazie per i 16 mesi. Puoi farti il negozio o i vermi? Scusa. Una volta, anni fa, di no. Bisognerebbe passare un po' di impregnante, smerigliare, soprattutto smerigliare. Non l'ho capita. Anche perché scemo e più scemo non me lo ricordo, ammetto. Non mi ha mai fatto impazzire, quindi non... non l'ho capita, scusatemi. Non ho colto. Dai, basta. Salva. Oh, bello. Ma come si fa ad andare a giocare, a mettere le cose online? Col sandbox? Forse arriverà più tardi. Non c'è. Magari verrà implementato, mi sa anche a me. Vabbè. È bellissimo. Bellissimo.
Allora, costicchia perché è uscito adesso e viene 37,49 euro, adesso è scontato a 33,74. Però se volete c'è l'uno. Quanto viene l'uno? House flip per uno viene 24,50 euro, no? Vabbè, a quel punto ti compri quello nuovo. Volta anni fa, sì. No. Squarzi, grazie per i 34 cazzi nel culo. No, per 10 euro di più è a un miglioramento della quality of life impressionante rispetto al primo, anche perché il primo è del 2018, l'altro è uscito oggi, cioè la differenza è abissale. Poi, per carità, il primo ha un botto di espansioni ed è bellissimo e ci ho fatto. ...48 ore. Vediamo se c'è su Instant. Il 2 non c'era. Beh, c'è su Flipper 1 in realtà. A 4,59 euro su Instant Gaming. Non so, se volete provarvelo... Tiè. Magari provate il primo, sapete che il 2 è meglio. Per 5 euro. Anche perché il primo ha veramente tante espansioni. Veramente tante e anche tanto belle. Infatti c'è Luxury Flipper, che non l'ho mai giocato, tra l'altro, che è quello dove ci sono le case di lusso e devi anche lucidare gli immobili. Farm Flipper, che abbiamo solamente provato, e c'è tutta la fattoria da gestire, che io spero che arrivino anche nel 2 ste cose. C'è Pets, che è stato fighissimo, che devi fare le cose con gli animali, la casetta per gli animali, il garden ovviamente con tutte le cose, come si chiama, il giardino. Poi c'era quello dove dovevi fare l'agente immobiliare, Apocalypse Flipper, che è gratis tra l'altro. Ah, Cyberpunk Flipper c'è anche, che è gratis, che però non abbiamo visto, che è tutto in stile Cyberpunk. Squarzi, grazie per le 5 sub. Ciao Gabriel. Ne faranno altrettante che qui sul 2. Probabilissimo. Lei è una bella persona. Però non è un gestionale, ma Aurelius, eh? Te lo dico. Lei è una bella persona. È stato molto bello, Gabriel. Molto, molto, molto bello. È una bella persona. Molto bello. La live è finita, sì, dovete andare in pace. Lei è una bella persona. L'abbiamo pulito, abbiamo aggiustato. Lei è una bella persona. Lo fammi giro su Farming Simulator, che bello anche quello. C'è un aggiornamento di City Skyline, tra l'altro. 1,8 giga. Hanno aggiunto 2 mappe. Oh. Migliorato le performance. Attenzione. Hanno sistemato gli incidenti stradali. Il cargo. Hanno sistemato un po' anche le economy. Ok, per fortuna. Mamma mia, adesso ci voglio giocare. Cities è in accesso? Non mi pare. È che purtroppo tutti i giochi che butta fuori Paradox sono in accesso. Anche se non è vero. No, non è in accesso. Madonna, recensioni nella media. Purtroppo Paradox fa sempre così.
Dai, vi mando dalla Roby che è in live, no? Farà 12 ore, da quanto ho capito. E allora vi mando. E ditele, Gatto è durato 20 minuti. Come sta andando qui? Ciao belli. Ci vediamo.